Amici, buongiorno! Ce l'avete scritto veramente in tantissimi e noi oggi siamo qui per voi. Cioè, vi starete chiedendo? Da qualsiasi parte, su Instagram, su YouTube, ci avete scritto che da pochi giorni è iniziata la settimana greca alla Lidl. Sempre la Lidl alla fine. Non ci hanno risposto, non vogliono collaborare con noi, non capisco il perché. Quindi, dopo aver provato la settimana spagnola, la settimana americana, la settimana asiatica e la settimana enigmistica, oggi ragazzi andrò alla Lidl, prenderò qualsiasi prodotto che trovo riguardante la settimana greca della Lidl e poi mi dirigerò verso la casa più tamarra della Lombardia, ovvero casa di Dadda, e proveremo tutti questi prodotti assieme. Forza, non c'è tempo da perdere. Ok, ci siamo amici, sto per entrare all'interno del Lidl. Ho già preso un po' di roba e guardate qui quanta ce n'è. Zona congelatori. Guardate quanta roba ho trovato. Ma questo quanto grande è? Un quaderno. Totale speso 32 euro. È buono come sempre. Applauso battato. Guarda il braccio più tamarro della Grecia. Piccolo spoiler, ragazzi. Piccolo spoiler, questa volta è vero, ragazzi. A breve io e il signor Danielson andremo ad Atene e gireremo un po' di contenuti là. Esatto, faremo circa 17 giorni. 17 giorni ad Atene. Ragazzi, mi avete veramente riempito qualsiasi cosa scrivendomi. Ah, a proposito della Lidl. I ragazzi ci hanno ascoltato. Sì, sono andati a taggare, ho visto. A me mi ha già scritto uno dei direct manager della Lidl. Chi? Chi? Director manager. E cosa ti ha detto? Che... mi ha detto che ci vogliono dare un po' di soldi. Quanti? Se accettiamo. Quanti? No, mi ha detto... poi quando vieni qua in sede parliamo. Sì, va bene. Io ho visto che l'hanno fatto, però sì. Io gli ho anche scritto in direct alla Lidl, non mi ha risposto. Cosa gli hai scritto? Collaboriamo. Ah, così? No, gli ho scritto non possiamo non fare una collaborazione. Gli hai scritto? Sì. Così, sì, puntini? Sì. Punto. Cioè, credo che non mi interessa. Va bene, al di là di questo amici, oggi proveremo appunto la settimana greca della Lidl. Sai che, non sto scherzando, ma la cucina greca viene considerata la seconda cucina più buona del mondo, dopo quella italiana. Secondo te è vero? Non l'ho mai assaggiata, quindi non posso dirtelo. Ah, non hai mai assaggiato sta roba? Tu hai assaggiato il Greek style cheese salis? Quello sì. Sì. Ma sono andato in Grecia, ho assaggiato qualcosa, non mi ricordo che cosa. Sono in Grecia. A Santorini. Ah, vabbè, è vero che tu fatturi. Abbiamo un po' di cose, abbiamo il classico pane pita bread, abbiamo questo formaggio che è tipo feta, abbiamo questo che è il calamaki, il famoso calamaki. Questo invece Dadda, leggilo tu. Devo leggere. Pastry Swirls, giusto? Pastry. Questo invece è la salsa... Tzatziki. Tzatziki! Questa è famosa. Beh, oh. Che è famosa. E queste invece sono le polpette di carne ripiene di salsa. Tzatziki. Abbiamo un po' di roba, lì ci sono anche dei dessert, ci sono degli yogurt, guardate. C'è un po' di roba effettivamente. Adesso ci mettiamo al lavoro perché alcune cose non sono pronte ma dobbiamo prepararle. Iniziamo con le cose pronte, ma tipo questo deve stare 50 minuti in forno. La corrente chi me la paga del forno? Tu te la paghi! Adesso hanno aggiunto anche il videomaker, altra corrente sopra. No vabbè, oh Mike, incredibile. Ho sempre sfruttato... No, tu! Lui, cioè, si attaccano, ragazzi, si attaccano al wifi, tutte le luci accese, i caloriferi accendili che fa freddo. Vabbè, ragazzi, iniziamo e assaggiamo tutto quello che abbiamo qui. Andiamo di fronte a cucinare. Vamos. Ci stavamo giustamente dimenticando di fare l'unboxing, ve lo facciamo vedere così com'è e poi da cotto. Questi sono così, Dadda. Sono attaccati sicuro. Ma guarda che belli, sembrano degli ombelichi. Sì, degli ombelichi, ma... strani però. Sembra uno stomaco. Sì, sembra uno stomaco. Vediamo questa bestia. Ovviamente noi ne taglieremo un pezzo di questa, non è che la facciamo tutta. Ma però sta andando. Ma è bellissima. Non ci posso credere. Questi sono sembra una salsiccia sarda. No? È ripieno di feta. Cosa sembra? Questo è uno stomaco. No, la salsiccia così. La salsiccia sarda è fatta così? Sì, sì.
E poi invece il calamaki è fatto così. Questo sembra il tuo cazzo. Dai, non dirmi che è più grosso di questo. Vabbè, iniziamo a cuocere, va? Allora, questo l'abbiamo proprio appoggiato in forno, un minuto ed era pronto. Secondo me questo è clamoroso. Sì, veloce però, che si raffredda. Io si raffredda. Già un pezzo. Ah, così? Certo. Nudo e crudo? Lo dividiamo a metà come l'ostia. Ostia, che bravo che sei, sentiamo. Questo è buono, cazzo. Non iniziare, eh. Però ricorda la piadina semplicemente questo. No. Ma più spesso. Non proprio. Cosa ricorda? Non me lo ricordo, però qualcosa di... Ma scherzo, sì, è la piadina. Ah, anche una focaccia. Sì, una focaccia, perché comunque un po' di spessore ce l'ha. Però è buono questo. C'è secondo niente. Me, unito con le cose che stiamo per provare adesso, diventa incredibile. Allora, tu conosci già la salsa tzatziki? La salsa tzatziki è la salsa più famosa greca. È salsa con... erbe, cipolline. Tipo, sì. Giusto. C'è olio dentro, c'è... L'olio c'è ovunque, se ci pensi. Quello sì. Però è un po' acida, eh. Sì, ce l'ho lì in frigo, allora ho capito. Prova a vedersi quella, posso farla vedere? Prova a vederla. Se è quella e tu non sapevi che si chiamava così, sei un coglione. Ma forse c'è scritto anche Grecia davanti, per farti capire. Sì, che coglione. Veramente? Giusto? Non proprio. E perché c'è scritto Grecia? Sì, no, in realtà è salsa tzatziki questa. Sì. Però questa è fatta dalla marca greca, quindi magari il sapore è diverso. Però sì, senti. È quella. Sì. Sì. È simile. È così, eh. Cioè lui la mangiava. È diversa però, senti? È un po' più rustica questa. Questa è un po', c'ha più cetrioli. Vero? Sì, con cetrioli comunque la salsa. Andiamo? Andiamo. Proviamo. Che benessere, Daniele. Oh, dove trovi un amico che ti porta in giro per il mondo, sì, ogni settimana grazie alla Lidl? Guarda che consistenza che ha. Pazzesca questa salsa tzatziki, Grazie. Mike, vieni a provarla, per favore. Provo. Mike, prova. Prenditi un pezzo. Speriamo un pezzo di pane. Che cazzo è quella roba? Cetrioli. Cetrioli ti piacciono? Fanno un po' così. No! Mike. Vai, prova. Speriamo sia nelle tue corde. Perché se non gli piace, non gli piace. È una vomita. Vai. Mangi tutta la merda, Mac, quella roba lì. Non ti piace sta roba? No. Sì, così, no. Così. Non ti piace? Un po' cagare. No! Voto. Stai zitto, con tutte quelle collane, sembra quello dell'IT, ma adesso te lo faccio vedere chi è. Sì, ovviamente chi è. 5 e mezzo. Vabbè, voto tuo. Vabbè, ci sta. Buono sbocco. Voto tuo? 8. 8 questa, eh? 8 e mezzo, guarda quanto... No, vabbè, oggi si sta un po' cagando fuori dal vaso. Questa me la lasci, quella testa la porti a casa. Te lo dico. 8 e mezzo, abbiamo iniziato proprio col piede giusto. Questa e poi dicono che la cucina greca faccia schifo. No, non è così. Ma infatti vogliamo discutere sul fatto che non volevi andare ad Atene 4 giorni? Qui, un classico, Dadda. Peperoni con feta. Qua siamo anche a un buon livello proteico, comunque. Sì, la feta non mi fa impazzire. Non ti piace la feta? No, la prendo solo quando so che devo mangiare pulito. Anch'io. Cioè, al supermercato non la compro, per farti capire, capito? Mi hai capito? Madonna. Ma questo non lo mettiamo nel pane, o sì? Tutto nel pane. Tutto nel pane, tutta pita. Come facevamo in Turchia, te lo ricordi? Tutta pita, è vero, in Turchia qualsiasi cosa nel pane. Proviamo, ovviamente proviamo sia il mix di... Un di piccolo tutto. Pezzo, Sì. Cardo. Troppo. A me piace un casino. Portalo a casa. Assolutamente sì. A me la feta piace tanto, la metto addirittura sempre nel poké. Sì, anch'io nel poké. Peperone? Mi piacciono. Che cosa troppo, quindi, secondo te? Non lo so. Non ti piace? Cosa leggi? Il pepe, forse. No, è peperone quello. No, pepper, se pepe. Sì. Peppers e pepe. Troppo. Cosa troppo? Non puoi dire troppo. Troppo va legato ad una parola. Questo troppo... è pepe. Guarda, troppo pepe, cioè. Vedi? Ma guarda, no, questo. È quello, fa parte del peperone. Sono i semi del peperone. Ma quando mai i semi del peperone? Sì, sono i semi che ci sono dentro. Non c'è pepe. Ci sarà un minimo di condimento, ma... Puoi mangiare questo e basta. Bene. Dimmi se non è pepe. Schiaccialo. È pepe. Ah. No, non è pepe. Sì che è pepe. Madonna, mi hai tirato una litata. C'è troppo pepe. A me piace tanto il pepe. Allora per quello ti piace così. Anzi, sai cosa faccio?
Fai un altro giro, bravo. Sì, mi piace il peperone, però c'è troppo. 7,5. Io 6,5, ma solo perché non mi piace. Tu sei sempre cattivo nei confronti dei greci, non capisco questa. Ma sei diventato. In ogni video ti la prendi con loro. Non ti hanno fatto niente, niente ti hanno fatto. Ma stai zitto. Andiamo avanti, amici. Prossimo. Simile alla feta questo, però c'è scritto Greek style cheese slice. Vogliamo provarlo? Quindi? Secondo me è tipo formaggio alle olive, tipo. Buono. Secondo me sarà buono. Questo è incredibile. Oh, ma sai che pensavo non ci piacesse così tanto il cibo greco? Perché? Non so perché, avevo questa c'è tantissima acqua. Lo sgocciolo un po' da per forza. Com'è lì la sito, Dadda? È tutto pronto. Come tutto? Mi sa che abbiamo sbagliato la temperatura. Ma smettila. Sì, cosi, i salata sono pronti. Più anche la salsiccia. Quant'era la salsiccia? 25. È pronta questa. No, Dadda. Sì, io lo mangio così. Nel frattempo, ragazzi, arriva un altro piatto, i bites al formaggio, cheese bites, che tra l'altro ci sono pure da Burger King, piccanti, sono incredibili. Ma non siamo qui adesso per questo, ma per questo. Bella forma. Queste fettazze di... secondo me è simile alla feta, comunque. Non lo so. Proviamo. Scopria. Madonna. Vedi, la consistenza è uguale alla feta. Non va bene così, Riccardo. È proprio come se fosse una forma di formaggio. È proprio formaggioso sta roba, eh? Un po' stile pecorino, vero? Vero? Questo ce l'hanno fottuto, eh? Stai rivendicando... La Sardegna. Però è veramente buono. È buono. Posso dirlo? Sì, sì. È clamoroso. Sa proprio di pecora sarda. Pecorino. Infatti non hai letto. Cosa? Like pecorino. Cosa light pecorino? Mi ha indicato un numero, mi ha indicato. Buono questo, eh. 8. Questo tutto... Scusate. Tu voto? 8 anche te. Bravo. Finalmente siamo d'accordo. Questo tu lo finisci in un giorno. No, incredibile. Ci sono più fette comunque. Veramente buono. Chiudiamolo e... Assaggiamo prima questi che si raffreddano. Assaggiamo prima quelli che si raffreddano. Questi bites al formaggio. C'hanno un odore incredibile. Secondo me qua c'è un po' di food porn. Infatti... Sono bollenti, Dadda. Guarda, guarda che come fumano. Occhio questo che ti bruci. Questo è buonissimo. Buoni. Oh, la Grecia. No. Mike, vieni a assaggiarlo. Assaggio. Questo è tuo, dai, Mike. Mike. Questo è tuo, vieni Mike. Vieni a rompere le palle anche adesso, eh. Prova. Io l'ho benedetto. Quello che vuoi. Occhio che brucia. Vai, ti piace il formaggio? Sì, sì, sì. Ma questo è incredibile. Senti, senti, l'odore è incredibile. Brucia un po', eh. È buono? Minchia. Bravi! Buono questo. Molto per la scelta. Per voto? 9 è questo. No, è finora quello... Non esageriamo, Riccardo, 9. 9 non si dà mai. 8 e mezzo? Cosa daresti? 8, sì, 8 e mezzo, 8 e mezzo. Ci sta. Tu? 8 più. Questi me li porto a casa. Tutto? Non hai capito? Tra l'erba cipollina lì. Complimenti, finiscilo. Finiamo. Cioè, finiamo. Cosa finiamo? Oh, oh, oh. Com'è che urli te quando scotta? Cazzo! No. Aia! Aia! Per oltre la pizza. Qui abbiamo 3 salsine, Dadda. Sono spread with cream cheese. Sì. Olives and green pepper. Conosco quella. È spread with cream cheese and feta. Ah, aubergines anche. Sai cosa vuol dire aubergines? No. Melanzane. Ti piacciono? Sì o no? Non troppo. Sono 3 salse diverse. Proviamole come vogliamo. Madonna, che forti che sono. Eh sì. Queste sono un po' forti, eh. Proviamo questa prima. Ho paura io di queste, Dadda. È proprio forte. Cioè, non è che fa schifo, ma è forte. Vero? Però è buona. Ah, ti piace? A me tutte sta roba mi piacciono. Proviamo questa seconda che sembra una composta. Mangiala così. Sembra una composta di mele. Mangiala così.
buonissima, dai, svegliati, Riccardo. No, mi fa cagare questa. Questa mi fa schifo proprio. Questa la faccio così. Melanzane sono. Melanzane abbrustolite sembrano. Questa è buona. Questa è quella alla fetta, mi sa. Però sono tutte cremose comunque. Questa e questa mi piacciono, questa no, non tanto. Te? Tutte. Tutte? Tu sei un po' greco, secondo me. Un dio greco, forse. Sì, un dio. In Grecia, lì a Atene, facciamo le foto sotto le sculture. Per me, eh sì, però dopo ti scambiano. Aspetta. Per un monumento. Dici? Eh sì. Sto lì, cambia vita. Fai il monumento. Voto complessivo 7 più io. 7 e mezzo, 7 più, sì. Sì, dai, ci sta. Comunque, oh, a parte gli scherzi, abbiamo mangiato tutta roba buona finora, eh. Scusami, chi pensavi fosse la seconda in classifica delle cucine? La Francia. La Francia? E basta. Terza? Sud America? Tipo? La carne. Ma non c'entra, fanno solo carne là. Portogallo sono bravi a cucinare. Ma che cazzo dici, a caso l'hai detto? Riccardo non ci crede che io ho origini portoghesi. Tu hai origini di tutto, sardo, milanese, portoghese, brasiliano. Cubano, sono italo, cubano, Brasile. Merda, mi sono messo qualcosa di piccante. Passiamo al prossimo. C'è ancora della roba in forno, ma non è pronta. E basta. Eh no, proviamo. Mettere l'acqua, fa bollire. Proviamo gli gnocchi ripieni di salsa tzatziki. Pure quelli. E le polpette ripiene di salsa tzatziki. Secondo me saranno due piatti incredibili. Allora, qui Dadda, hai portato questo. Hai portato guarda queste palline. Questa. Posso prenderlo? Ti fa schifo se lo prendo con le mani? Un po', ma vabbè. Ragazzi, guardate che cottura perfetta. Andiamo? Andiamo. Proviamo queste polpettine ripiene di salsa tzatziki. Vai, ne ho messo tre, che uno anche per Mike, eh? Ho sentito l'odore? Sì. È incredibile. Ma no, ho tenuto ancora un minutino. È un po' fredda, senti. Però sono buonissime. Però buone. Mike, vieni a provarla. Niente. Hanno ripieno di salsa tzatziki, ma non è così invadente. Hai parlato velocissimo. Hanno ripieno di salsa tzatziki, ma non è così invadente. Ce l'ho qui? Ce l'hai qui stasera, questo. Greco qui. Tanto tu sei greco, si vede. Allora, la consistenza mi pare molto bene. Sono vai. Un po' fredda, devo tenerlo un po' di più, però. Sì, ma neanche troppo freddo. Lo senti il sapore. Buona, eh? Che cazzo. Allora. No, questa è buona, sì, buona. Questa è buona. Cos'è che è? Polpetta? Tzatziki. Polpetta con ripieno di salsa tzatziki. Quella che prima hai disprezzato. Quella di prima c'è schifo. Questa è. Non sappiamo di che cosa sia. Che senso? Manzo? La polpetta? No, ripiena di salsa tzatziki. No, l'esterno. No, lo sterno è, secondo me, tipo è pane. Come pane? Sì. Ma che dici? Ma le polpette non sono per forza di carne. Sì. No, perché ci possono essere anche le polpette di pesce. Ma non è pesce in questo caso, si vede che ma carne. Allora se ti dice polpetta ripiena di salsa tzatziki, vuol dire che è ripieno di salsa tzatziki. E l'esterno? L'esterno non so. Anche le polpette sono ripiene di sugo, ma l'esterno è di carne. Sì, ma può essere anche secondo me solo... Solo? Impanato. Impanato, esatto. Sì, ma l'impanatura la metti attorno a qualcosa. Intorno alla salsa? No, tu quando hai impanato, perché ci metti la farina sulla cosa che hai fatto di non carne. Non c'è scritto nella confezione. Come non l'abbiamo letto? No, c'è scritto polpette ripiene di salsa tzatziki e basta. Questo invece si chiama Kalamakashi. Kalamaki. E qua è maiale, eh? Ok. Questo. Maiale misto manzo, penso. Non so, sarà buono perché essendo maiale. È freddo? No. Dai, proviamo. Dentro sembra un po' secco. Ho capito che cos'è sta roba, l'ho già sentita, senti? Tipo nelle mense delle scuole. No, in Turchia. Sì, eh? Sì. È vero? È quella che a te non piace questa. Vero? È tipo agnello era. Non so. A me piace però. Voto delle polpette, scusa? 8. Di questo 6. No, io 7 questo. Okay. Polpette 8 anch'io. Però ci sta, eh. Ci sta. Questo invece... Questo sono curioso di aprirlo. Aprilo, vai. C'è una pasta sfoglia che lo avvolge, che è incredibile. Cosa c'è dentro, scusa? Cos'è? Sono i vari timer. Quel Doraemon è arrivato. Proviamo sta roba. È bollente, occhio.
Sì o no? Sì. Non voglio niente. C'ha un ripieno, non so cos'è. Spinaci? Spinaci sembrano. Buona. Buona. La nostra sfoglia attorno è buona. Ma anche il ripieno, ma non capisco cosa sia. Buono anche questo, eh. 7,5. Sì. Gli darei. 7,5. No? Mm-mm. Quella roba che avete visto all'inizio enorme è questa. Ma trattala con un'educazione. Bravo. Che secondo me è la cosa più buona della giornata. Te la spezzo a metà. Vai. Ripiena di feta dovrebbe essere, non so. Anche questo, basta, tutto feta. Non è feta, ma è comunque un formaggio salato. È feta. No, non è feta. Cazzo, brucia l'occhio. Non mi fa impazzire, poi cioè, è buono tutto, il contesto, c'è cioè, la storia, da dove l'hanno allevati, eccetera, però... Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo? Dove li hanno allevati? Formaggi. Però non mi fa impazzire. Non ti fa impazzire? Io gli do 7,5. Tu? 6,5. Va bene. Sempre questa... perché è un po' una cosa soggettiva, eh? Ovvio. Questi tra invece... le due mi piace più questa. Ah, sì? No, metto questo. Quanto gli hai dato questo? Non mi ricordo. Forse yeah. Non abbiamo neanche dato il voto. Io preferisco questo rispetto a quello di prima. Io quello. Questi invece sono gnocchi ripieni di feta. Anche questi. Secondo me il problema di una cucina del genere è che è buona, ma non ha tante varianti come quella italiana. Ma sì. Ma dove? Perché noi abbiamo preso tutto con la feta. No, no, è così la cucina greca. Tutto con la feta? Tutto, praticamente tutto. Proviamo? Vai. Ah, guarda l'interno. Non mi ispira proprio quella roba là. No? No. Assaggialo, che se non è buono non lo assaggio. Ti piacciono le olive? Sì. Sa di olive? Però mi piace. A me non piacciono le olive. Sa di olive però. Però buono. Non è male. Buono. 8,5. Dai, voto. 7,5. 7. 7. Ma non possiamo non concludere questo video... Con lo yogurt greco per eccellenza. Ecco, quella è la cosa. Con ripieno di feta. Non è vero. E salsa tzatziki. Quella è la cosa che mangio più di tutte, ogni giorno. Sì, ma non fatto così. Sì. Allora, non è yogurt greco questo, ma è uno yogurt da utilizzare come dessert. Questo è fragola, quello è vaniglia. Hanno entrambi questa granella croccante da versare sopra. Vai, apri. Dada, secondo me questo ci darà... Mi ha schizzato. Ci darà delle belle soddisfazioni questo, eh? Sono tutte le tipe che fanno quando aprono i trucchi. Chissà che video guardi online, te, non voglio neanche saperlo. O Sacrecuore di San Gennaro, Sacrecuore di San Gennaro. Adesso guardo solo una cosa, sto aspettando solo che Mirko e Perla si bacino. Tu sei proprio un coglione, altro che te lo dico io. Escono solo quei video. Chissà come mai, guardi solo quello dalla mattina alla sera. Dai. Dai, sei veramente... Oh, mia fidanzata come Perla, abbronzata, così, napoletana. Tutte quelle che hai avuto erano così, tutte. No. Dalla prima all'ultima. Non cambiava di niente, solo la regione cambiava. Vabbè, ognuno ha i suoi ideali. Ah, ma c'è il cucchiaino. Ma c'è il cucchiaino. Ma c'è una difficoltà a prenderlo. Andiamo. Vai. È buono? Questo è buono. È tanto buono questo, Prova anche quello alla fragola. Questo è difficile da girare. Più impastato. È vero, più impastato il tuo. Vedi com'è? Il tuo è un po' più liquido, il mio è un po' più liquido. Spaziale questo, Cioè, 8,5. 8,5, abbiamo proprio concluso in bellezza con questo. 8,5. Buonissimo. Buonissimi. Un applauso qui. Alla Grecia. Alla Grecia che ci vedrà... Tra poco, tra a breve. Poco presenti
Proveremo effettivamente se la cucina greca è così. Come anche più buona dal vivo. Più buona dal vivo. Ragazzi, grazie di cuore per aver visto questo video. Posso dire una delle settimane più buone? Assolutamente sì, sono d'accordo. Anche in confronto a quella americana, sì, latina. Quella ti stomacava dopo un po', invece questo è anche cibo leggero comunque. Tutto buono. Tutto buono. Per quello sono tutti palestrati le sculture greche. Ah, per quello, perché mangiano, vanno alla Lidl e prendono il cibo del... Già dall'epoca mangiavano, sì, solo feta. È vero. Ragazzi, fateci sapere se avete provato anche voi la settimana greca della Lidl. Mi raccomando, quando si presentano delle nuove settimane, avvisateci, perché Dadda va alla Lidl ogni giorno, ma non prende solo la tartare e il pollo. E Dadda, continuate a scrivere sul profilo della Lidl, uscite la collaborazione con Dadda e Dose. Retribuita, per favore. Esatto. Io ti ringrazio. Grazie a te. Grazie Mike per aver assaggiato con noi un po' di cibo greco. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.